strumenti sociali Twitter, Facebook sono ormai definiti e compresi come sistema per la promozione di idee, di informazione e comunicazione. Chiaramente il punto non è sapere che sono importanti, ma è come usarli e con quali obiettivi. Probabilmente stiamo superando la fase nella quale si fanno dei facili conteggi del risultato della promozione usando i tweet. Non basta più dire ho tanti follower e quant'altro, quanto ci interessa capire qualitativamente quanto passa il messaggio. Questo dal punto di vista della misurazione resta molto complicato, ma sta diventando molto più chiaro come farlo. Conto la politica alta, no? Quella di alcune istituzioni, un conto e poi trovarsi alla presidenza di una regione dove di fatto ha in mano la possibilità anche di fare strategie che cambiano il volto di una regione. Direi che però c'è una cosa che accomuna le due politiche: se fossimo un paese e quindi anche una regione che iniziasse ad avere politiche che non riguardano il consenso elettorale immediato, ma che guardano a quello che accade tra qualche tempo, sicuramente migliorerebbe sia la politica dell'amministrazione regionale, sia la politica quella più alta che ho definito prima. Caro D'Affara, sono, oltre a essere imprenditore con un'azienda qui e una a Bristol, sono un ricercatore da diversi anni per la Commissione Europea e mi occupo di valutare l'impatto delle nuove metodiche, dei nuovi modi di fare economia, di fare business, di fare scienza, di fare tecnologia, basati sull'idea di condividere la conoscenza anziché cercare di compartimentalizzarla, di chiuderla in un angolo solo.
Mezzo Forum, un progetto nato all'interno della Camera di Commercio di Udine un paio di anni fa, che si sta sviluppando, è stato rimodulato. Tra poco ci saranno degli eventi molto importanti che voglio ricordare all'interno anche dei programmi di Mezzo Forum, la mostra sul design che sarà l'evento clou per la città di Udine dell'estate 2013, ma tutta una serie di appuntamenti e eventi, soprattutto con le imprese, che andranno a approfondire quelle che sono le tematiche che guardano soprattutto al futuro, ma con un occhio rivolto all'impresa, all'economia.